Ciao ragazze e bentornati a Crochet Romance. In questo video vedremo un nuovo cotone made in Italy che è arrivato e anche la fettuccia. Entrambi i filati che vi presento in questo video sono a marchio di Mistrico Filati. Andiamo a vedere prima il cotone. E si tratta del cotone Good Cotton. È veramente un filato di alta qualità, come vi dicevo appunto, è un filato made in Italy e si tratta di un cotone pettinato, gasato e mercerizzato. Tutti questi trattamenti donano al filo lucentezza e tolgono tutta la piccola peluria che a volte possiamo trovare nei cotoni, grezzi non trattati. Abbiamo quindi un filato veramente brillante e piacevole anche da lavorare. Lo potete usare ad esempio per fare abbigliamento per voi, molto lucido, molto brillante e lo potete usare anche per fare degli accessori da casa, ma anche per fare degli amigurumi, portachiavi e quant'altro, se volete ottenere risultati veramente validi che siano belli anche nel tempo. Si tratta di un cotone mille fili. Come vedete, se iniziamo a srotolare il capo, troveremo appunto tutti questi fili singoli. Ma nell'insieme la torsione è morbida e si riesce a lavorare tranquillamente senza che il filo si divide di continuo, come può a volte succedere, dipende dal filato e dalla torsione che ha, e soprattutto con i cotoni che magari non hanno neanche una minima torsione, ma hanno semplicemente tutti i fili affiancati. Qui, come vedete, un po' di torsione c'è. Perciò è facile da lavorare anche per i principianti. I gomitoli sono da 50 grammi per 125 metri, quindi abbiamo uno spessore medio da lavorare con gli uncinetti del 3,5-4, come ci indica l'etichetta. Possiamo chiaramente lavorarlo anche ai ferri. Di colori ne abbiamo tantissimi. Vi basta andare a vedere sul sito per vederli tutti, ma ve li mostro anche in questa occasione qua in video per farvi un po' vedere quello che c'è. Guardate che bel giallo. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Qui abbiamo il bordeaux. Qui un bel pink. Il turchese, vedete, molti colori sono perfetti per l'estate e adesso vi mostrerò anche cosa ho realizzato io con questo filato. Questo blu notte è stupendo e guardate anche che bello il bianco. Ovviamente c'è anche il nero e guardate un po' questo bellissimo altro giallo. Io con questo filato ho realizzato un fiocco di neve. Guardate che brillantezza! E questo l'ho fatto con 13 grammi del Good Cotton. E per vedere lo schema di questo piccolo fiocco di neve, vi basta andare sul nostro blog e troverete la traduzione di questo schema sul nostro blog. Lo schema originale è di una designer russa e ci ha dato il permesso di tradurlo e quindi vi lascio il link allo schema sotto questo video nel box informazioni, come sempre. Questo è l'ultimo colore che ancora non vi ho fatto vedere, è un rosa più delicato e colgo l'occasione per ricordarvi che potete usare questo filato anche per realizzare delle copertine da bebè estive. In questo caso vi consiglio 12 gomitoli per fare una copertina ad uncinetto, 10 se la realizzate ai ferri.
Inoltre, potete lavare questo filato tranquillamente in lavatrice, come sempre, trattandosi di una lavorazione artigianale fatta a mano, vi consiglio di lavarlo al massimo di 400 giri, come centrifuga. Potete usare il detersivo normalissimo e addirittura potete stirarlo, ma per prudenza vi consiglio comunque di tenere un panno fra il vostro lavoro e il ferro da stiro. Questo, ad esempio, questo fiocco di neve non è stato inamidato, a me piace già così e l'ho lavorato con i ferri del 3,5, ma se uno vuole poi ottenere, magari anche per fare delle bomboniere, e vuole ottenere dei risultati più rigidi, potrà tranquillamente usare un po' di amido, a vapore, quello che si usa per stirare, per rendere il lavoro più rigido. Il prossimo filato che vi devo fare vedere è sempre un filato made in Italy e si tratta di un eco cotone. È una fettuccia che viene prodotta dai Avanzi Tessili della produzione industriale e quindi è anche un prodotto antispreco. 95% cotone e 5% di licra, quindi questa fettuccia è un pochettino elasticizzata, il che la rende più facile da lavorare. Potete usarla per realizzare ceste, cestini, borse, tappeti, sottovasi. Potete usarla anche per fare lavori a macramè, ad uncinetto o a maglia. Qua sull'etichetta viene indicato l'utilizzo dei ferri e dell'uncinetto del 6 o dell'8. Io direi che anche i ferri o l'uncinetto numero 10 vanno bene per lavorare questa fettuccia. Dipende molto dalla vostra mano e dalla vostra comodità. Ogni bobina è da 700 grammi per circa 120 metri. Anche questa si può lavare in lavatrice a 40 gradi. Trattandosi di un cotone, non c'è molta difficoltà come cura. I colori di questo filato non sono tutti continui perché si tratta appunto di un prodotto quasi da riciclo, diciamo, e quindi i tessuti che vengono prodotti di anno in anno, di stagione in stagione, possono cambiare chiaramente le colorazioni e quindi cambiano i colori. Ma se si tratta del nero, del bianco, abbiamo più o meno sempre lo stesso colore, però sul sito io vi metterò sempre il colore attuale che arriva man mano che ci arrivano. Come vedete, qui abbiamo il nero, abbiamo questo melanzana, poi il celeste, il grigio chiaro melange. Non mi ricordo se vi ho detto come si chiama il filato, è il backback di Miss Tricot. Poi abbiamo questo verde salvia, molto delicato, un bel giallo, il rosso, il panna o bianco naturale. E poi c'è il bianco ottico. Vedete la differenza? Quindi guardate un po', qui ad esempio si vedono un po' questi buchini, non prendetele come un difetto perché comunque una volta lavorato con l'uncinetto non si noteranno minimamente e stiamo parlando di un prodotto da riciclo. Quindi, come dire, ha le sue piccole imperfezioni, magari non ogni fettuccia ha proprio lo stesso identico spessore, ma è comunque un filo molto molto valido per realizzare appunto questi progetti di arredo casa. Per realizzare un cestino piccolo vi basterà un solo cake, cioè una sola cake, un solo gomitolo di questo filato backback. Se volete usare delle misure un po' più grandi e ampie, calcolate ovviamente più bobine.
Tra l'altro arriverà un tutorial per fare un cestino sul canale di A Casa di Roberta. Lei mi ha detto che non ha mai lavorato la fettuccia, ma ci vuole provare e se il progetto riesce, ovviamente troveremo il tutorial sul suo canale. Fatemi sapere nei commenti se voi avete già lavorato con la fettuccia e se vi piace. Molte di voi mi hanno chiesto da anni di inserire la fettuccia in negozio e devo dire che l'idea di avere questo filato da riciclo che veramente limita i sprechi anche nella produzione tessile, oggigiorno è un impatto importante per l'ambiente. Poi trattandosi di un prodotto made in Italy, sono veramente contenta di potervi offrire questa tipologia di prodotto. Quindi, in attesa che ci arrivano tutte le altre novità estive e primaverili, vi ricordo di dare un'occhiata al sito www.filatiromance.com, perché alcuni prodotti invernali, dove magari ci sono rimasti pochi gomitoli, li troverete attualmente in sconto. Non vorrei che vi perdete questa novità. Quindi andate proprio nella sezione saldi sul sito e troverete tutti i nostri prodotti scontati. Per qualsiasi informazione io rimango disponibile anche su WhatsApp, ovviamente negli orari d'ufficio, da lunedì a sabato, al numero 334 98 94 728. Vi abbraccio e vi saluto fino al prossimo progetto. Ciao!